Buonasera, benvenuti a questa edizione flash di Occhio alla Notizia. Un tranquillo sabato mattina ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. È successo in una famiglia che abita in via Ammiraglio Cappellini a Marotta, sul lungomare. Verso mezzogiorno, un uomo di 64 anni, mentre stava spiegando alla moglie, una donna di 59, il funzionamento di una pistola, ha accidentalmente fatto partire un colpo. Il proiettile l'ha colpita al petto, sfiorato il cuore, ma non le ha risparmiato un polmone. Poi è uscito. Sono seguiti attimi di panico durante i quali l'uomo ha adagiato la moglie prima sul divano, poi ha chiamato il 118, che è arrivato poco dopo insieme all'eliambulanza da Ancona. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Fano e di Marotta, che hanno interrogato il capofamiglia per buona parte del pomeriggio. In casa l'uomo ha dichiarato di avere da molti anni una collezione di armi, tutte regolarmente denunciate. Un vero appassionato, insomma, che quando poteva andava anche al poligono di tiro per allenarsi. Oggi, insieme alla consorte, aveva deciso di portare la pistola più piccola, custodita in una cassaforte, al piano superiore. Nemmeno il tempo di dirle due parole, pensando che fosse scarica, che dalla berretta è partito il colpo quasi mortale. Ora la stanza dove è avvenuto l'incidente è sigillata e chiusa anche al resto dei familiari. Un'azione dovuta per consentire agli uomini della scientifica di fare altri rilievi da utilizzare per i riscontri. La donna è sempre stata cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita. I medici del Torrente di Ancona nel pomeriggio stavano ancora valutando la possibilità di sottoporla ad un intervento chirurgico per scongiurare complicazioni. È stato inaugurato questa mattina in via Paolo Borsellino a Fano il nuovo COC, il Centro Operativo Comunale. Al taglio del nastro hanno preso parte il prefetto di Pesaro e Urbino Luigi Pizzi, il sindaco di Fano Massimo Seri, il consigliere regionale Renato Claudio Minardi, il presidente del CB Club Mattei Saverio Olivi e altre autorità civili e militari. Beh, una bella giornata, soprattutto una bella soddisfazione per il comune di Fano, ma per tutta la provincia di Pesaro Urbino, perché attivare una struttura di queste dimensioni, con queste dotazioni di attrezzature e di settori di attività del centro operativo comunale così ben definiti e organizzati, credo che sia un fiore all'occhiello un po' per tutti, ma soprattutto per coloro che qui nel comune di Fano, a cominciare dalle istituzioni ma anche al volontariato e ai privati, hanno contribuito alla realizzazione di questo obiettivo. Da quando mi sono insediato ho già due emergenze che devo affrontare, allora è giusto creare le condizioni per poter operare al meglio. Questa è una struttura, fra l'altro è la migliore struttura che c'è nel territorio regionale, quindi diventa anche orgoglio della Protezione Civile regionale, ma come sempre le cose non capitano per caso. Qui c'è stato l'incontro tra una forte sensibilità che le amministrazioni di questa città hanno sempre dimostrato verso la Protezione Civile, ma soprattutto anche grazie ad una alta professionalità del nostro volontariato di Protezione Civile della nostra città e del territorio. Questa sala operativa in pratica comunale si rende molto, molto importante per la gestione di tutte le emergenze e soprattutto in tempo di pace a disposizione di tutte le organizzazioni del volontariato della città di Fano, qualsiasi vogliono per fare un corso di formazione e quant'altro. Io direi che va vissuta, sperando che le emergenze non ci siano, ma soprattutto qualora dovesse venire da qui, dall'interno di queste sale, si riesce molto meglio a gestire, sia per la cittadinanza, sa dove trovare l'utenza, dove chiedere, sia per il mondo volontariato, sia per le istituzioni. Comunque un punto molto importante per quanto riguarda tutto il sistema di Protezione Civile. Si chiama Simmacchia e le Non ed è un gruppo storico sportivo composto da ragazze e ragazzi fanesi che prenderà parte ad un evento unico nel suo genere, la seconda edizione della Battaglia di Maratona 2015. La manifestazione è una rievocazione storica internazionale che si svolgerà per 5 giorni consecutivi con accampamenti storici riproposti proprio dove la famosa battaglia tra greci e persiani nel 490 a.C. vide il suo scontro più duro, la famosa piana di Maratona che segnò il destino del mondo occidentale. I ragazzi fanesi avranno l'onore non solo di portare il nome di Fano nel mondo, ma rappresenteranno l'Italia come unico gruppo nazionale. Noi siamo il gruppo storico Simmacchia e Lennon di Fano, è un'associazione storico-culturale sportiva
che è nata nel 2011 e rievochiamo l'antica Grecia, cioè la nostra passione. E oggi siamo stati convocati a Maratona per rievocare la famosa battaglia di Maratona avvenuta nel 490 a.C. e che si svolgerà nei giorni dal 28 di ottobre al 3 di novembre in Grecia. Oggi ci tenevamo a salutare il gruppo di ragazzi di Simmachia e Lennon, perché a parte che ho fatto le elementari con Marco e vederlo presidente di un'associazione giovanile, sportiva e culturale è un piacere, perché ha coltivato una passione e ha fatto crescere un bel gruppo di ragazzi. Portano l'onore di Fano a Maratona, quindi fanno un viaggio in Grecia e troveranno tantissimi contatti che ci serviranno per il futuro. La scuola statale dell'infanzia, che si trova nel quartiere di Sant'Orso a Fano, è stata intitolata a Enzo Berardi. La cerimonia si è svolta questa mattina nel cortile dell'istituto alla presenza di alunni, genitori e insegnanti, nonché della dirigente scolastica. Il sindaco Seri e i rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno tagliato il nastro e scoperto un'insegna realizzata da un gruppo di mamme. Ovviamente è stato un momento di festa per tutti i bambini della scuola, che hanno animato l'atmosfera con giochi e distribuito omaggi a tutti i presenti. All'appuntamento hanno partecipato anche la moglie e il figlio Alberto, accompagnati dalle note della folcloristica banda musicale Musica Rabita del Carnevale di Fano, di cui Enzo Berardi è stato maestro per lunghissimi anni. È la cosa più bella che possa capitare ad un uomo, e così è avvenuta, e noi siamo qua a partecipare di questa gioia. I bambini sono la mia felicità. Quando ho visto i piccolini sono rimasta già, per me la festa era fatta. Il ricordo di mio marito molto bello, lo ricordo sempre. È quello che ha fatto molto bene. È un percorso che è iniziato l'anno scorso, e era da anni che cercavamo un nome adatto per la nostra scuola, e Enzo Berardi è veramente molto adatto, perché proprio si avvicina a quello che è lo spirito dell'infanzia, dei bambini gioiosi e giocosi, come abbiamo trovato questa definizione per definire il grande maestro Enzo Berardi. E siamo molto felici di esserci riusciti, l'intervento è stato veramente grande, tutti ci hanno applaudito, è stato un momento veramente indimenticabile per la vita di questa scuola dell'infanzia statale Sant'Orso, che da oggi è chiamata Enzo Berardi. Grazie. E Acqualagna si conferma patria del tartufo bianco, il tartufo bianco che è il tartufo più ricercato dai buongustai di tutto il mondo. A dimostrarlo un esemplare di 836 grammi trovato questa mattina ad Acqualagna. Oltre alla grande pezzatura, gli esperti dicono di essere di ottima qualità. Poche ore dalla sua scoperta, il bianco pregiato di Acqualagna è già partito per un lungo viaggio con destinazione la terra asiatica. Domani, domenica, si svolgerà a Fano Corre, la gara podistica intitolata a Lamberto Tonelli, organizzata dal gruppo podistico Fano Corre. A 2 anni dalla scomparsa di Tonelli, ha detto il presidente Matteo Broccoli, Lamberto viene ricordato non solo per i suoi meriti sportivi, ma per ciò che ha umanamente trasmesso a tutti noi ragazzi del gruppo podistico. Chi lo ha conosciuto lo apprezza come campione nella vita e campione nello sport. Il ritrovo è per domani mattina alle ore 8 in piazza 20 settembre, naturalmente a Fano. E adesso parliamo di calcio. Domani si gioca Alma Juventus Fano Chieti, inizio alle 14.30, telecronaca integrale lunedì sera, ovviamente come sempre, dopo il TG Occhio alla Notizia delle 20.30. Adesso siete pronti a mettere le lancette indietro di un'ora e di dormire un'ora in più? E già, perché questa notte scatta l'ora solare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, infatti, le lancette dovranno essere spostate dalle 3 alle 2 e quindi si dormirà un'ora in più. In particolare si recupereranno i 60 minuti persi nella notte tra il 28 e il 29 marzo scorsi, quando scattò l'ora legale. Per chi ha gli smartphone ovviamente può dormire sonni tranquilli, tutto è ormai automatico. Il TG Flash Occhio alla Notizia del sabato finisce qui, grazie per averci seguito e a voi tutti l'augurio di una buona domenica.